Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo. Aspettate un attimo, avvicinatevi a me, avvicinatemi. Hanno svelato i nuovi segreti di Giardino delle Banane 3. È sempre stato il mio sogno essere rincorso da un serpente a sonagli. Perciò oggi andremo a scoprire tutti i segreti che potrebbero esserci in Giardino delle Banane 3. E quindi dovete dirmi cosa ne pensate sotto nei commenti. E mi raccomando, se non vuoi sbucciarti il ginocchio o la banana, clicca il tasto iscriviti ora e attiva la campanellina per non perderti nessun video. Iniziamo! Guardate quanti video belli freschi che sono usciti, tra cui quello di un sassi. No, no, aspetta, non è che è un sasso, è un mostriciattolo chiamato Sasso. Se non l'avete ancora visto, andatelo a vedere. Ma vi devo dire un'altra cosa troppo importante. Ecco il mio nuovo negozio, con tante cose belle, tipo sacche, spillette, tazze, adesivi, insomma, quello che volete. Perciò vi lascio il link sotto in descrizione. Ma noi siamo qua per scoprire segreti nascosti di Giardino delle Banane 3. Perciò cerchiamo Garden of Banano 3. Vai! Ma grazie, cioè, è un onore YouTube, grazie. Attenzione, sono usciti nuovi gameplay dove c'è il serpente a sonagli Steve. Steve. Eppure Celine, che non so perché è diventata... Celine, che ti è successo? Dai, vieni qua da me, ti faccio una bella pizza e poi ti ripigli subito. Ma prima di andare a vedere questi, volevo vedere un'altra cosa. Lo sceriffo Tostapane ha bisogno del nostro aiuto? Che ti è successo, sceriffo? Comunque non è una rana, perché Todd significa fungo. Quindi lo sceriffo è un fungo! Ceppi diversi di Bacillus clausi per prevenire e curare l'alterazione della flora intestinale. Oh mamma mia, spero che non mi clausuli. Cacca pazzesca in bagno, vabbè. Ragazzi, dobbiamo capire cosa è successo allo sceriffo Tostapane. Che ti è successo? Allora, qua dove siamo? Sembra il proseguo del capitolo 2. Ma c'è una palla! Sbrigati prima che vieni scavazzato dalla palla. Quello in realtà non è una palla, è un pisellino verde. Questo vuol dire che... Hey, I've been waiting for you, my friend. What took you so long? No, 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 no. Ma non posso ridere. Se facessi una prova a non ridere, chat, ogni due secondi riderei. Ma come si presenta? Ciao sceriffo, ti stavo aspettando da tanto tempo. Perché ci hai messo così tanto? Dovevo ammirare i funghi. Non ti preoccupare, io ti aiuterò. Grazie sceriffo, mi dia un'arma. Ti aiuterò a prendere la combinazione on the board. Ah, perché mo ci sono pure le combinazioni. C'è il momento di fare Lupen, Lupen. Allora, devo scassinare una porta o ti devo scassare la porta? Sono due cose diverse. Ok, vediamo quello che succede. Perfetto, stai attento. Ma stai attento tu, sceriffo, perché non voglio che ti fanno rosolato. Rosolato, trifolato con il prezzemolo. Povero sceriffo, un giorno lo metteranno sulla pizza. Ma che è sta cosa? Allora, ho molti dubbi che sarà così questo gioco. Tanti dubbi. Perciò andiamo a cercare Steve. Noi eravamo fermi con Steve. Adesso continuiamo con Steve e lo sceriffo Tostapane. Vai, che il gioco continui. Banalina purtroppo ha fatto una fine bruttina. È stata mangiata da una balena. Dobbiamo stare attenti. Noi qua ci schioppavamo per... Grazie che mi metto questo gioco. Non ti girare, non ti girare. Ragazzi, non vorrei mai incontrare un serpente a sonagli. Vi darei il ciuccio. Giustamente è un serpente a sonagli. Noi che così gli diamo il ciuccio. Vai. Ah, noi abbiamo raccolto tutte queste monete perché il treno ha bisogno delle coin.
Sarebbe un sogno se il gioco fosse così veloce anche nella realtà. Invece ci metto 20 anni. Io sono curioso proprio di vedere come l'hanno fatto lo sceriffo fungo. Non girarti! Wow, che bello! Sembra Disneyland! Ma tu oltrepassi le barriere? Ragazzi, in realtà noi siamo un fantasma! Segreto svelato! Ecco perché non ci vediamo mai in faccia. Ma non capisco perché sta andando tutto indietro. Ma parti! Ah, perché là c'era una chiave viola, giustamente. C'era una chiave viola? Ma che c'era una chiave viola su un treno? Steve! No, Steve! Ho capito che sei stato frienzonato e sei sempre il terzo incomodo, Steve! Ragazzi, Steve mi sembra un pochino arrabbiato. Io non volevo invitarlo. Steve, ti do il resto delle patatine che mi sono mangiato ieri, va bene? Oh, mamma mia, che brutto! Ma se lo mettessero veramente sto personaggio sarebbe la fine del mondo! Sceriffo, mi aiuti! Sì, grazie, sceriffo fungo! Meno male che con noi c'è il nostro grandissimo sceriffo Todd. Ma continuiamo perché non è finito qui. Noi siamo stati salvati dallo sceriffo più bravo del mondo, che ragazzi vuole un sacco di pollici in su per il nostro sceriffo tostapane. E continuiamo così per vedere ciò che succede. Siamo arrivati nel reparto di Selim. Aspetta, non mi dire che Celine ha pure lei dei gadget. Wow, Celine ha pure il merchandising. Anch'io voglio comprarmi una maglietta con una lumaca sopra. Però meglio il pinguino, che dite? Guardate, ci sono un sacco di colori, tantissimi colori, che belle. Continuiamo. Sceriffo, non mi guardare in questo modo. Aiuto, lo sceriffo vuole farmi trifolato. Mi vuole trifolare di colpi. Che cosa devo fare, sceriffo? Muoviti. Oh, muoviti con calma. Guarda, già sono scappato da un serpente a sonagli che ho scambiato per una manta. Non è mica il mantello dell'invisibilità. Che è successo? Questo è il negozio, guardate. Ci sono tutti i personaggi di Giardino delle Banane. Ma io li voglio comprare subito, Celine. Ma è pieno questo gift shop. Ah, ma non è tipo un coso alla souvenir. Qua puoi trovare letteralmente una mystery box. C'è questa una mystery box. Questo qua sta girando tutto il negozio per dire che cosa devo trovare. Ah, la carta, ok. Sì, questa è Celine. No, non ci credo che questa è Celine. Entra con lo brutto che ha avuto. Celine, io ho bisogno del tuo aiuto. Prendi le keycards al parco giochi. Il tuo amico B, B Banban. Ma sceriffo, io mi fidavo di te. Sei un parassita. Tu sei come i funghi! E poi che cosa succede? Ho bisogno subito di vedere il finale! Sceriffo, questa me la paghi! Ah, ok, io ho detto la keycard. Ah, scusami se ti ho insultato prima. Allora, è buono, ci vuole solo aiutare. Come se non bastasse, già qua mi vogliono tutti schioppare! Sceriffo, ma te ne scappi senza di me? Oh, ma dammi un'armacciola, dammi qualcosa! Oh, ma se ne sta andando senza di me? Sceriffo! Sceriffo! Pezzo di fungo! Oh, ma non vorrei trovarmi una lumaca che mi guarda con questi occhi. Vorrei trovare una ragazza come Celine, guarda il giocatore. Aiuto! Ma è velocissima! No, cioè, è peggio di Sonic.exe! Oh, ma quanto è veloce! Ragazzi, sta venendo troppo ansia questi video. Ah,
allora non è lei che stacca le cose, i vagoni del treno. Sono io che li stacco per sbandarglieli dritti in faccia. Oh! Aiuto! Ma cioè lei utilizza, non so perché aiuto di lei, ma seline mi pare di lei. Suoi occhi come braccia allungabili. Ma che sei, rubber? Ok, non è rubber. Ok, ultimo. Celine ha bisogno del nostro aiuto. Guarda, dopo quello che ha fatto. No! Però noi stiamo tirando i pacchi regali in faccia. Tu lo vuoi un regalo per Natale? Vuoi un regalo per Natale? E beccatelo! Con che cattiveria! Celine, e vai piano! Sta facendo perdere la saliva questa lumaca. Celine, io ho tirato... No, povera Celine, io ho tirato qualcosa negli occhi. Ma è lo stura lavandini. Io ho tirato uno stura lavandini. Io ho tirato uno stura cesso dell'occhio. Basta, ma questo stura cesso è potentissimo. Celine, mi dispiace. È stata scavazzata da non so che cosa, tra l'altro. Vediamo da che cosa. Che cos'è? Oh! Sembra la mano di Jumbo Josh. Ma è così enorme ed è pure grigia che forse è quella di Zolfius. Quella è la mano di Zolfius. Allora ragazzi, io direi che questo video lo posso anche te, qua è stato divertente. E nulla, mi raccomando, vi lascio il mio shop sotto in descrizione. E qua il vostro lo esiste tutto. Noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!